Eccoci qui amici. Allora, Eccoci. oggi per me è un altro giorno iper importante e bellissimo e mi trema la mano sinistra stavolta, non la mano destra come la. Oggi siamo qui con Luca Mazzucchelli. Ciao Luca, Andrea, grazie. eccoci. Come stai? Tutto bene? Come te la Bene, bene, bene. passi? Allora, sono un po' emozionato perché io ho iniziato pochissimi mesi fa, no? Su spinta dei miei allievi, a intervistare le persone che io ritenevo più importanti in assoluto. Quello che non Wow. mi aspettavo che mi dicessero di sì, cioè che venissero poi, no? Perché poi la cosa era un po' quella. Allora, io inizierei subito con le domande, anche Vai. perché non starei a presentarti, perché chi mi segue ti conosce benissimo ed è mesi che mi tormenta sull'intervistarti e sul parlare con te, soprattutto Cesare da Reggio Calabria, che Che veramente. salutiamo, Cesare. Esatto, Grande, un soprattutto saluto. Cesare che mi ha detto: Wow, fagli il mio nome se lo è pensionato di Reggio Calabria. Ascolta, Luca, io volevo iniziare a farti delle domande per conoscerti meglio, ma delle domande com'è il format delle mie interviste. Cerco di chiederti delle cose che nessuno ti ha mai chiesto o che comunque in pochi hanno Vediamo. provato a chiederti, e poi andiamo a parlare del tuo super libro. E io inizierei subito, Luca. Vai, Allora, volentieri, la pronto. prima domanda che voglio farti è questa qui. Io ho letto il tuo libro e il tuo libro è pieno di insegnamenti, che è bellissima l'idea che li puoi strappare e portare o regalare magari a un amico. Io volevo chiederti, leggendo questo libro mi è venuta questa domanda, ma qual è l'insegnamento più importante che ti ha dato tuo padre? Che mi ha dato mio padre, porca miseria. Ma allora, mio padre è una persona che ha un grande senso dell'umorismo e quindi secondo me è un po' a sdrammatizzare, un po' a prendere le cose con ironia, scherzarci sopra, che è una caratteristica fondamentale, credo, oggigiorno, no? Perché siamo lì, insomma. Che la vita poi è sempre un po' complessa, è sempre un po' difficile, però la differenza la fa un po' come tu riesci anche a prenderla, no? E allora ecco, probabilmente mio padre questo me l'ha insegnato, a scherzarci su, a non prendersi anche un po' troppo sul serio. Lui è molto ironico, un po' anche teatrale nel modo di porsi, fa sempre ridere e quindi questo sicuramente è un punto di gratitudine che ho nei suoi confronti. E come hai messo in pratica questo insegnamento? Ci riesci tu a prenderti meno sul serio? Ma secondo me sì, guarda, secondo me è uno dei miei punti di forza, cioè il fatto che cioè non cerco di non montare mai troppo la testa, cerco di farci sempre un po' su una risata, ma a prescindere dal rapporto con me stesso, anche un po' nel rapporto con gli altri, no? Ho imparato un po' anche insomma, quando uno viene e mi dice una cosa come se assoluta, quella sarà per sempre. Cioè, ho imparato ecco, anche un po' a riderci su, perché poi, cioè, spesso magari le persone ti dicono delle cose belle in un modo un po' brutto, no? Dei bei regali con una brutta carta. E quindi tu, boh, te la buttano lì addosso, però tu devi essere bravo un po' a sdrammatizzare, un po' a togliere quindi quella brutta carta, anche per capire quella che poi magari è il messaggio che veramente quella persona anche utile c'ha da darti. Bellissimo, bellissimo. E ascolta, domanda numero due. Domanda numero due è, tu vieni dal settore della psicologia, dal settore delle emozioni, io ti rispetto tantissimo perché io ti vedo come una persona che ce la fa ogni giorno e che ci prova ogni giorno e davvero è un qualcosa di bellissimo seguirti. Ho detto, se mai verrà a queste interviste, io voglio chiedergli assolutamente qual è la cosa più brutta, più sbagliata che dicono quelli del tuo ambiente? Qual è la fesseria più grande che dicono quelli del tuo mondo contro cui tu ti batti? C'è proprio una fesseria, una cosa in cui tu proprio non credi, che però nel tuo ambiente è diffusa. Ricordiamo che queste domande sono non preparate, ok? Sì, Sono infatti, preparate, e sono domande dove io,
ripeto, mi sono guardato tutte le interviste che Luca ha fatto negli ultimi, non so, 10 anni e ho cercato delle domande un pochino nuove. Qual è, ti viene in mente la fesseria allora, più grande che dicono? Diciamo, c'è uno a livello, no, in mente uno a livello concettuale e uno a livello più di approccio alla materia. Partirei dalla seconda. Io sono abbastanza allergico a questa specie di snobismo che hanno alcuni colleghi, per cui sono convinti di avere l'unica strada d'accesso per il cambiamento. Questa è una cosa abbastanza diffusa in psicologia. Io stesso devo dire che nel mio passato ci sono cascato in questa cosa e in parte è anche funzionale, secondo me, alla crescita professionale, se è una fase di passaggio. Cioè, quello che intendo dire è che se tu parli con alcuni psicologi o con alcuni psicoterapeuti, solo loro sanno come si... solo il mio approccio è quello giusto, perché sai, in psicoterapia ci sono tantissimi approcci diversi, cioè quello sistemico, quello cognitivo, strategico breve, psicodinamico, e ognuno ha sempre un po', adesso non voglio neanche generalizzare troppo, però è abbastanza diffusa questo modo di porsi per cui io so quello che è giusto e gli altri sono degli approcci serie B. E questo vale sia tra psicologi e psicologi, sia gli psicologi con i non psicologi, no? Cioè, molti colleghi hanno l'idea che la psicologia abbia il copyright sulla parola cambiamento. Mentre invece, guarda, se io guardo la mia storia, certo, io sono cresciuto un sacco grazie agli insegnamenti di psicologi, ho fatto un percorso terapeutico su di me, ho letto tanti libri di psicologi, però a me hanno arricchito molto anche tutte quelle situazioni o quelle persone che magari con la psicologia c'entravano poco, no? Però mi hanno a qualche livello aiutato a fare dei clac importanti. Quindi la prima critica che un po', insomma, sulla quale che muovo un po' la categoria è quella di essere talvolta un po' troppo chiusa, no? Noi diciamo alle persone che devono cambiare, che devono essere flessibili, open mind, poi spesso siamo noi primi invece un po', esatto. E invece a livello concettuale una delle mie battaglie sicuramente è quella, insomma, sono ancora troppi, cioè io credo che il 90% dei colleghi utilizzi ancora il termine emozioni negative, perché le emozioni negative per me non esistono. Magari prima o poi ci farò un libro dal titolo Le emozioni negative non esistono, e anche un po' ne parlo all'interno del libro Psicologia a strappo, c'è una tavola dove un po'. E questo perché? Perché a essere negative non sono le emozioni di per sé, ma è quello che tu te ne fai, no? E se tu la rabbia la combatti diventa ira. Se tu la comprendi diventa grinta, ma non è la rabbia di per sé che è negativa, cioè se come ci dice Borzacchiello, le parole predispongono la mente all'azione, no? E quindi se io penso che l'emozione sia negativa, inizio a combatterla, inizio ad anestetizzarmi all'emozione, inizio a tenerla lontana, e questa secondo me è una cosa sbagliata, perché tu fai una lotta, una guerra a una parte di te stesso. E poi nel rapporto con i figli, ad esempio, se tu insegni ai bambini che alcune emozioni sono negative e loro imparano a non ascoltare queste perché sono brutte, cattive, mantenute fuori, e poi da adolescenti, quando dovranno anestetizzarsi a queste emozioni che gli abbiamo insegnato a essere negative, che cosa faranno? Inizieranno a drogarsi, no? E cibo in eccesso, poi saranno degli adulti con psicofarmaci in eccesso, cioè non dobbiamo anestetizzarci alle emozioni, questo è il tema, perché c'è un interruttore unico, se tu spegni le emozioni negative, tra virgolette, spegni anche quelle positive e la tua vita diventa in bianco e nero. Invece dobbiamo imparare ad avere un giusto rapporto con queste. Sì, sono come quelli che vengono e dicono ah, voglio sconfiggere la paura di parlare in pubblico, di parlare agli altri. Ecco, e quindi il buon Luca vi dice non sconfiggete niente, accettate. Ma infatti, la paura, cioè pensate a un mondo senza paura come sarebbe, no? O un mondo senza rabbia, cioè... È fondamentale, guarda, c'è chi ha paura di emozionarsi troppo quando parla in pubblico, ma è proprio quello che devi fare, devi emozionarti in pubblico per emozionare l'altro. Assolutamente. Altra domanda. Tu negli ultimi anni su cosa hai cambiato idea e perché hai cambiato idea? Allora, dunque, un cambiamento di idea prima te l'ho fatto, te l'ho detto, che era quello che anche tu eri un pochino ero convinto di aver capito che
all'inizio la sistemica, psicologia sistemica era la strada per risolvere i problemi del mondo, tutti. Ed è stato funzionale perché così ho capito meglio, ho sposato meglio la causa. Dopo un po' ho capito che c'era anche la strategico breve e quella era tutta, solo lei, gli altri nessuno. E un po' ancora un altro. E così un pezzo alla volta in realtà mi sono fatto un puzzle interessante. Grande. Per il resto, probabilmente l'altra idea più importante che mi ha fatto fare il clac è proprio quella di cercare di partire un po' di più da me stesso. Io ho cambiato più volte vita professionale e non nel corso della mia esistenza. Ed è un po' il tema, ne parlo molto nell'era del cuore, delle mie quattro vite professionali. Cioè, prima, insomma, ho fatto tante cose tra loro diverse. Però il fil rouge che sempre un po' mi ha aiutato ad aprire nuove strade è proprio l'idea che quando le cose non vanno come vorresti, tu puoi decidere se lamentarti degli altri oppure se partire da te e dirti ok, questa cosa non è propriamente come la immaginavo. Posso dire che è colpa del governo, che è colpa dei pazienti che non vengono, che non capiscono, che è colpa del tuo partner che è troppo ottuso, oppure posso partire da me e chiedermi io che cosa posso fare di diverso per cambiare questa situazione. Ecco, quindi per riassumerla in uno slogan, questa idea è la mia vita sarà migliore quando io sarò migliore. Cioè io ho sempre pensato invece che la mia vita sarebbe stata migliore nel momento in cui ci sarebbe stata più prosperità intorno a me, le persone intorno a me, no, magari capivano meglio come trattarmi. Questo a me ha aiutato. E io ho letto qualsiasi cosa tu abbia scritto, soprattutto nelle ultime settimane, perché sapevo che ti avrei incontrato. Dove hai trovato il coraggio di cambiare quattro volte? E dove troverai il coraggio di cambiare altre volte? Dove? Perché tanti dicono, io cambio magari una volta sola, però come dici tu, no? Più si va avanti, più cambiare è l'unico modo per andare avanti. Cambiare fisicamente, cambiare... più l'essere umano, a parer mio, ha il coraggio di cambiare, più riesce ad adattarsi a quello che gli succede. Tu questo coraggio dove lo trovi? Te lo chiedo a te perché poi magari sicuramente sarà esempio anche per gli altri che ci guardano. La prima volta nella disperazione. L'ho trovato lì. Cioè quando tu arrivi che tocchi un po' il fondo, che senti una vera prospettiva e dici porca miseria, qua si fa male, cioè capisci che magari non hai niente da perdere. Più incoscienza che coraggio, devo dire questo. Talvolta è meglio l'incoscienza che la rassegnazione. Questo certo. Potrebbe essere un'altra lavagnetta, magari me la scrivo. 61, 61 pensieri. Esatto. Poi ti dico, dopo la disperazione, quando lì ho capito che c'era qualcosa di diverso, allora mi ha aiutato anche l'ispirazione, un po' per disperazione, un po' per ispirazione. E quindi ho iniziato a farmi un po' influenzare di più da persone coraggiose, ho iniziato a ammirare di più i loro gesti eroici. E questa cosa, ecco, è stato il primo clac. Poi da lì c'è stata una ricerca, ho capito che la paura era sempre una traccia da seguire, perché la paura a un qualche livello ci dice qualcosa che potrebbe un domani entusiasmarci, ci parla di opportunità, e quindi poi lì c'è stata un po' tutta anche un'altra evoluzione. Però sicuro, disperazione e ispirazione sono le due scenari principali. E ascolta, ci racconti, se ti va, il tuo fallimento preferito? Hai un fallimento preferito? Ma guarda, io ho fatto un sacco di fallimenti, io poi tra l'altro sono uno che soprattutto fino a una certa età non ero particolarmente, no, la punta di diamante. Ad esempio a scuola non è che ero questo grande successo, le elementari sono state un disastro, medie io mi vorrei bocciare, liceo non so come ho fatto, poi non mi hanno mai bocciato sempre per il rotto della cuffia, ma sono sempre stato sottoperformante, non so come dire. E quindi questo per me è stato anche un grande insegnamento, perché cioè proprio non dico che ho smesso di aver paura di sbagliare, però certo, sai, però assolutamente se vivi 20 anni della tua vita li fai sotto soglia e puoi solo che migliorare. Esatto, cioè tutti dicono che non ce la farai mai perché tanto non ci arrivi, intelligente certo. Non si applica oppure certo. È limitato. Ecco, un fallimento nello specifico,
Il tuo fallimento preferito, questo è il titolo della domanda, e perché è un fallimento, perché è stato il tuo fallimento preferito? Allora, ce ne sono diversi. Quello che mi viene in mente adesso probabilmente è proprio a che fare con le elementari, perché io studiavo tanto, insomma ci provavo, adesso. Non è che ero proprio lì dalla mattina alla sera, però ero uno che ci provava, mi mettevo lì, leggevo. Però poi provo anche un po' a studiare, questo vale anche alle medie, un po' anche al liceo, però poi io facevo scena muta o mi confondevo e sbagliavo. E quest'anno di poi ho pensato che chissà, forse io avevo un disturbo dell'apprendimento non diagnosticato, perché io non riuscivo a capire le cose. E questo è stato il mio primo fallimento, probabilmente, che poi ho realizzato anche dopo, però è il mio preferito perché... In realtà qui secondo me è anche il mio punto di forza, cioè proprio perché io non riuscivo a capire le cose, mi sono sforzato per cercare di semplificarmele e a un certo punto ho capito che se quella cosa lì riuscivo a capirla pure io, che venivo da tutte queste difficoltà, allora avrei potuto spiegarla anche agli altri. E allora adesso quando vado in giro tutti mi dicono, cazzo, ma come fai a renderla così semplice? Io dico, guarda, perché prima l'ho dovuta capire io e per me è molto difficile capire le cose, quindi questo è proprio uno di quei casi in cui il vincolo può diventare anche risorsa, se ben gestito. Esatto, e anche un po' di ma soprattutto sai cosa si prova a non capire le cose, perché anch'io purtroppo come te ho fatto fino alla terza, quarta superiore disastro totale, ma perché mi mancava l'espressione, cioè io non sapevo, non riuscivo a dire niente a nessuno, cioè cosa incredibile. Però effettivamente come dici tu, perché quando incontri qualcuno che non riesce a dire quello che ha dentro o non lo capisce, sai perfettamente purtroppo che cosa prova, nel senso che ci sei passato prima. E quindi ecco, tu hai usato questo per... Sì, cioè sai cosa prova e capisci anche un po' quelli che possono essere i passaggi della spiegazione in cui quello magari si incarta e lo perdi. Quindi cioè io quando dico una frase so, cioè ho una specie di istinto che mi porta a dire questo concetto lo devo ripetere ancora. E questo lo devo ripetere ancora una terza volta, magari con una parola un po' diversa. Qua serve una metafora per spiegare ancora meglio. Cioè, ma in realtà io non lo sto spiegando agli altri, ma io lo sto spiegando ancora una volta. A te stesso, ancora. Sì, per essere sicuro di, per vedere se mi ritorna tutto. E se non avessi avuto questa grande incapacità, questo grande fallimento, non avrei sviluppato quest'altra volta. E a proposito di frasi, senti qua, la domanda è questa. La frase che più ti ha ispirato nella tua vita? La frase o il pensiero? Allora, secondo me da una certa età in poi, che probabilmente è anche un po' l'età del risveglio, la frase che più mi ha ispirato è una frase che, guarda, ho scritto qua sul muro. Vai, che non vediamo. Hai un tatuaggio pure. No, il tatuaggio, ma un braccialetto. No, perché con Borzacchiello ho scoperto che lui è tutto tatuato durante l'intervista, perché prima non lo sapevo, capito? E mi ha detto, come non lo sai che sono tatuato? Allora si è messo a farmi vedere tutte le cose, capito? Io non ho tatuaggi perché io ho un po' paura di marcarmi. Io non ho niente. Sì. E, guarda, mi sarei anche convinto, perché adesso ho anche deciso che cosa potrei farmi tatuare, eccetera, però dico, magari sai, ho 42 anni oggi, magari è un po' tardi 42 anni, ma di no, però lo rimando, insomma. Comunque per... Luca, sembri più giovane di me a video, poi lasciamo giocare chi ci guarda, però non li vediamo quei... Cioè io calcolo che ne ho 29, ne faccio 30 il 21 novembre, figurati, cioè abbiamo... però sempre perché... più giovane tu. Ma perché io ho 3 figli e i figli sono giovani, quindi è vero, questo, è vero. Avrei tempi per arrivare a 3. No, però ecco, tatuaggi a parte, siccome ho paura di marchiare il corpo, o certo. Io sono sulle pareti. Cosa hai scritto? I braccialetti personalizzati, oppure psicologia strappo è un modo perché tu strappi la frase e te la metti dietro, cioè ecco, te la tieni lì. La scritta del braccialetto è, se vuoi di più... Sì. Diventa di più. Diventa di più. Eccola. Ed è una frase che a me ha aiutato molto perché ho capito dove devo fare la partita. Cioè la partita la devo fare su di me. E cercare ogni giorno di essere un po' di più del mio io di ieri. Un po' di più. E ho capito che la mia vita sarebbe diventata migliore nella misura in cui
io sarei riuscito a essere di più nella vita, no? Cioè tu puoi avere di più dalla vita quando diventi di più nella vita. Il mio matrimonio sarà migliore quando io sarò un marito migliore. Certo. I miei figli saranno più sereni quando io sarò un padre più efficace, più presente. Ecco, il mio lavoro andrà meglio quando io sarò un professionista più capace. Questa cosa per me è stata una stella polare per tanti anni e ancora oggi, insomma, me la tengo qua. È lì scritta. E Luca, tu adesso hai 42 anni, hai ammesso di avere 42 anni, portati benissimo, io ho anche le luci che magari mi ringiovaniscono, però purtroppo non ci arriverò io a 42 anni. Provo a accenderla anch'io. Eccolo là! Faccio un po' abbronzato adesso. Esatto, vedi che... Ascolta, se avessi davanti il Luca Mazzucchelli di 20 anni, che cosa gli diresti in questo momento? Ah, sicuramente io a 20 anni avevo bisogno di rassicurazioni. Io a 20 anni ero per aria. Ero per aria. Allora, guarda, a 20 anni mi ero disiscritto da medicina e cercavo un po' la mia strada ancora. Probabilmente mi ero appena iscritto a psicologia e stavo iniziando a capire che lì poteva esserci qualcosa di importante. Però mi avrebbero aspettato altri 10 anni molto in salita. E quindi io poi sempre molto insicuro, molto incerto. Se tu avessi davanti il Luca Mazzucchelli di 20 anni, adesso che ne hai 42 in questo preciso momento, che cosa ti sentiresti di dirgli? Allora, la risposta finale è che non gli dirò nulla. Oh. Perché non vorrei cambiare il corso delle cose. Cioè, in realtà non gli dirò nulla, anzi, lo guarderò da fuori e farò finta di non conoscerlo, mi nasconderò. Sai, cioè, Ritorno al futuro ce le insegna. No, certo, guai. E tutti i casini che ha fatto con Luca Mazzucchelli, tutti i problemi che ha dovuto attraversare, tutte le sofferenze che fanno parte della ricetta, e quindi non gli dirò nulla. Cosa mi verrebbe da dirgli? Mi verrebbe da dirgli una parola di incoraggiamento, quindi sicuramente lo abbraccerei, gli direi guarda che andrà, cioè ce la fai, però se continui a impegnarti ce la farai, e poi probabilmente gli darei gli darei 2 o 3 suggerimenti, tipo inizia subito a fare video, inizia subito a studiare l'inglese in maniera più importante, perché ho fatto francese al liceo. Magari un giorno arriveranno i bitcoin. Ora non puoi capire. Ma tu, guarda, mettici lì prendine un 200, euro. Tanto non costeranno un cavolo quando arriverà. Tu 200 mettili da parte. Poi... Esatto, sì, beh, quello è esatto, assolutamente. Ascolta, Luca, se tu avessi un cartellone di 100 metri per 100, ok, è presente un cartellone di 100 metri per 100, cosa ci scriveresti e dove lo appenderesti? Allora, sul dove lo appenderei probabilmente, c'è una piazza dietro il Duomo, c'è una piazza dove passa il tram, non mi ricordo il nome della piazza in questo momento, però per me era una piazza particolare perché c'è sempre un grande cartellone, non è 100% in realtà, è più piccolo. È proprio piccolo, però io mi ricordo che quando ero piccolo con mia nonna che mi portava in giro col tram, passavo sempre lì, c'erano queste foto in bianco e nero di forse Giorgio Armani, queste cose di moda. E proprio ieri sera, tra l'altro, pensa, ci stavo passando lì davanti e ho visto che c'era ancora una foto, cioè che tutto era rimasto così, mi è venuto in mente quando ero alle elementari con mia nonna. Che lo vedevi. Esatto, quindi sicuramente lo metterei lì, perché per me è un posto simbolico, importante, e comunque ha una buona visibilità. Sul cosa ci scriverei? Avrei un po' di cose da scriverci, però più ce ne metto, poi... Certo, poi la gente non lo vede. E quindi probabilmente in questa fase ci scriverei questo, che è anche una frase di psicologia a strappo, che è: il dolore è inevitabile, ma l'infelicità è una scelta. Wow. E credo che sia una frase particolarmente vera in questo momento storico, dove tutti provano dolore e molti anche si sentono scarichi, infelici, eccetera. E invece io credo proprio che no, ecco, che insomma, che tu
insomma, il dolore è inevitabile, però tu col dolore davanti al dolore puoi crescere o decrescere, e c'è un margine d'azione che tu hai, no? La realtà è composta per il 20% da quello che ti accade, ma per l'80% da quello che tu te ne fai, da come tu la leggi, come ti rapporti. E se tu cambi le idee sulla realtà, si modifica l'effetto che questa ha su di te, no? Quando tu cambi idea su qualche cosa o su qualcuno, allora questo qualcuno, questo qualche cosa ti influenza anche in maniera diversa. E quindi questo per me è un po' il potere della psicologia, che tutti quanti dovrebbero imparare un po' ad approfondire e a usare a loro vantaggio. Tra l'altro tu hai citato il tuo ultimo meraviglioso libro, e l'altra domanda che volevo farti era proprio su questo. Cioè, io per raccontare questo libro, che mi è piaciuto tantissimo, ho deciso che non lo faccio raccontare a te, nel senso che tanto... tutti hanno già visto che cos'è, cosa c'è dentro, cioè voglio dire, no, lo sanno tutti. Io volevo leggerti delle frasi da questo libro, che hai scritto tu, ok? E fartele commentare. Fantastico, proviamo, vediamo se mi ricordo. Perché io ho, diciamo, segnato, secondo me, le frasi più belle per me che ho trovato all'interno di questo libro. Allora, la prima è... ed è anche associata a una domanda. La prima è: sei il risultato delle abitudini che hai adottato negli ultimi 5 anni. Questo è quello che scrivi tu. E dici pure: le abitudini formano il tuo stile di vita, non è mai troppo tardi. Oltre a commentare questa frase, voglio che mi rispondi anche alla domanda: qual è l'abitudine che ti ha salvato la vita? Allora, la frase cosa vuol dire? Vuol dire questo, no? Che noi siamo ciò che, insomma, in base a ciò che tu fai o non fai, ottieni determinati risultati. Quindi se negli ultimi 5 anni hai avuto l'abitudine di giocare 4 ore al giorno alla PlayStation o di leggerti un libro a settimana, magari di crescita personale, è chiaro che tu oggi raccogli dei frutti molto diversi. Se negli ultimi 5 anni hai avuto l'abitudine di fumare 2 pacchetti di sigarette al giorno, o di fare ginnastica 3 volte a settimana, è chiaro che i tuoi esami del sangue, no, riportano dei parametri molto diversi. E anche un messaggio di speranza, questo, perché se è vero che oggi sei il risultato delle abitudini che hai adottato negli ultimi 5 anni, vuol dire che nei prossimi 5 anni tu sarai il risultato delle abitudini che oggi decidi di acquisire, no? Le abitudini sono una scelta, la motivazione invece no, viene, non viene. Ecco, e questo è il tema portante del libro Fattore 1%. Venendo a noi, dunque, l'abitudine che mi ha salvato negli ultimi 5 anni, allora, sono tante, devo dire. Se dovessi dirne una, la più importante per me è la formazione. Cioè, per me l'abitudine chiave è quella della formazione. L'abitudine chiave che cos'è? È quell'abitudine che se tu adotti, crea un effetto domino, per cui poi ne adotti anche altre. Per alcuni l'abitudine chiave è fare sport. E iniziano a fare sport, un po' riguardano la loro alimentazione, dopo imparano a prendersi cura più di loro stessi, dopo un po' magari, eccetera, eccetera. Per altri, magari l'abitudine chiave è la meditazione, per altri ancora può essere la scrittura. Ecco, o ancora e ancora e ancora. Nel mio caso, io sono partito dalla formazione, mi piace a me proprio crescere, formarmi, leggere, vedere i videocorsi, gli audiolibri. E poco alla volta questa cosa qui mi ha fatto prendere in mano anche la mia sfera alimentare, e poco alla volta anche la sfera fisica, e poco alla volta anche quella della cura un po' più della mia persona. Quindi per me è stato proprio, ecco, la formazione non vuol dire necessariamente leggere, perché guarda, io negli ultimi mesi non riesco a leggere neanche un libro, ma vuol dire ogni giorno metterti in testa un'idea un po' diversa. Puoi farlo guardando un TED Talk al giorno, puoi farlo leggendo, ascoltando, guardando video su YouTube. Questo per me è stato game changing. Altra frase che vorrei farti commentare. Quando viene a mancare in maniera inaspettata qualcosa di importante nella tua vita, hai la possibilità di scegliere a cosa dare più importanza. Più grato per quel che c'è stato che deluso per ciò che ho perduto. Questa l'ho scritta quando mi è morto il gatto, devo dire. Cioè, ovviamente non è, cioè, io sono stato fortunato, grandi perdite, a parte qualche nonno, io ho ancora i genitori, quindi, però ho perso anche degli amici importanti, anche per la pandemia. Soprattutto, devo dire, negli ultimi anni,
Ecco, e però e poi anche gli animali domestici, tra una cosa e l'altra, diventano proprio nella tua quotidianità. E per me questo è un punto importante, no? Anche prima dicevo che il dolore è inevitabile e l'infelicità è una scelta. A un qualche livello è una frase che sta un po' sopra tutte le altre che ci sono nel libro. Perché la scelta è proprio, ad esempio, questa, no? Muore una persona o perdo, esce dalla mia vita, magari, no? Mi lascio, che ne so. Certo. Questo è il bivio, no? Questo è il bivio. A che cosa do più importanza? A quale pensiero permetto di occupare la mia mente? Il fatto che sbattimento per averlo perduto, e allora lì inizia la lamentela, la tristezza, cioè do potere a questa cosa qui o do potere anche all'altro, Certo, in faccia della luna. all'altra parte. Che non vuol dire non ascoltare il dolore, tutto questo, eh? Cioè, è chiaro che deve esserci anche la delusione per averla perduta, quella cosa lì, però non solo, e in prospettiva deve essere sempre più importante la gratitudine per aver avuto quella cosa, quella persona, quella situazione nella vita, Rispetto a questo. rispetto alla delusione, anche perché è un modo per portarle onore, non so come dire, cioè, sai, vuol dire riconoscere la sua importanza, ecco. E tu nel libro dai tantissima importanza al tempo, cioè tante volte dici che non è mai troppo tardi, che di prenderci cura del nostro tempo. E super libro, volevo collegarmi a questo con una frase che tu hai detto 3 anni fa, e così ti dimostro pure che ho guardato tutto quello che hai detto, quindi lo so, in un'intervista con questo ragazzo che si chiama Raffaele Gaito, mi sembra, di 3 anni fa su YouTube. Tu hai detto una frase che mi ha colpito tantissimo, e hai detto: oh, guardate che se vi rendete conto, poi io adesso la metto un po' così, Parafrasi. se, no, se vi rendete conto nella vostra vita di non avere tempo per fare qualcosa, uno sport, insomma, per fare qualcosa che piace a voi, quello è un segnale che c'è qualcosa che non va. Ok, c'è qualcosa che non va nella vostra vita. Ecco, personalmente questa frase mi ha colpito molto perché io vedo tanti esseri umani, me compreso, schiacciati da tantissimi impegni che non riescono più a ritagliarsi un momento loro per fare qualche cosa. Ora, io voglio sapere, Luca, tu come fai? Perché nella tua fase della disperazione, passami il termine. Non avevi niente, ok? Quindi ti sei concentrato su te stesso e hai tirato fuori il meglio. Ma poi arriva un momento dove, per fortuna o purtroppo, hai un sacco di persone che vogliono che tu lavori ai loro di progetti, ok? E magari ti pagano anche tantissimo, soldi che tu non hai mai visto, ok? O che ne so, d'accordo? E quindi tu o io o tante persone hanno questo problema, cioè si dedicano ai progetti degli altri perché. E quindi si trovano assorbiti, no? Io dico, ma santo cielo, sto curando la mente degli altri, magari non mi prendo più cura della mia, o io che mi occupo di parola, tante volte questa riflessione la faccio, dico, cavolo, sto curando le parole degli altri, ma guarda io, che roba che sto facendo, no? Che è assurda, che è una cosa che a nessun cliente avrei mai fatto fare in vita mia. Ora, com'è che si riesce ad equilibrare queste due cose? Il primo segnale è accorgersi di non avere tempo. Ovvio. Ok, e lì io mi sono accorto perfettamente, anche penso la gran parte delle persone che hanno sentito quella frase. E dopo che si fa? Tu come fai? Allora, guarda, la mattina io porto a scuola i 3 bambini e questo è un grande sbattimento in termini temporali. A me fa molto piacere, io ci tengo a farlo perché insomma, non sono Certo. presentissimo in casa, cioè sai, la mattina portarli a scuola, la sera cenare insieme per me è importante. Certo. Però lo sbattimento qual è? Che abbiamo 3 campane, in 3 classi diverse, in 2 scuole diverse, perché c'è l'Elisa che ha 3 anni e quindi a 3 anni c'ha Allora. tipo la materna. Poi c'è il Mattia che è in seconda elementare e Giacomo che è in quarta. E allora il problema che cos'è? Che io devo portare l'Elisa entro. Dunque, il Giacomo entra alle 8:20, il Mattia alle 25, l'Elisa la devo portare prima. Perché altrimenti, se non la porto entro le 8:20, chiudono l'ingresso e può entrare solo alle 9. Ok, quindi time management. Ok, la mattina io sono lì, quindi con 3, parcheggio selvaggio, scendo con tutti e 3,
ho due mani, ma cerco di tenere tre mani in qualche modo. Certo. Semaforo, attraversiamo strada e c'è sempre una corsa pazzesca. L'altra mattina ne avevo due perché Lisa è rimasta a casa che aveva un po' di tosse. Mi sono accorto che eravamo in ritardo e mi sono detto basta, fermiamoci. E ho detto ai bambini basta, schiavi del tempo. Adesso ci fermiamo qua e lasciamo passare due semafori. E arriviamo in ritardo. Vabbè, io non, cioè, non possiamo stare sempre a questo gioco qua, che bisogna sempre correre, correre. E chi se ne... Guarda, oggi arriviamo in ritardo. E quindi eravamo lì al pelo per arrivare alla campana giusta e ho detto no. Cioè, secondo me è importante ogni tanto ribellarci a questa cosa. Se sento che sono troppo in ritardo, se sento che è l'acqua alla gola e che il tempo inizia a governare troppo la mia vita, io ho dei gesti di ribellione ogni tanto. E quindi dico, basta, stiamo qua e ci godiamo questo ritardo e lo lasciamo passare questo tempo, perché non è possibile. Cioè, bisogna invertire, c'è una roba un po' paradossale, ma per invertire il rapporto col tempo, chi comanda chi? No, poi è chiaro che il tempo vince sempre, purtroppo. Però, vedi, a me sembra di riappropriarmi del mio tempo, perché sono io che decido di buttarlo via, tra virgolette. O certo. Che butto via, perché sono certo. Io, i bambini scherzo, lo vedo scorrere, vedo i semafori. Esatto. Loro dicono, ma che cosa stai facendo? Ma sei sicuro? Però almeno riprendo il controllo sul mio tempo, invece che dare il controllo del mio tempo agli altri, alla campanella, eccetera, eccetera. Questo era un piccolo aneddoto per farti capire un po' anche il rapporto un po' paradossale che ho intanto col tempo. Detto questo, da un punto di vista invece un po' più di risposta istituzionale a quello che tu mi domandi, io credo che la prima cosa importante, cioè quello che tu dicevi all'inizio, è questo, cioè quando tu ti accorgi di non avere tempo è perché stai lottando per delle mete o per dei valori altrui. E questo non va troppo bene, cioè qualche compromesso sì, va fatto, certo. Se mi danno tanti soldi, guarda, io lo faccio anche volentieri un cambio, però perché? Perché quei soldi mi servono per le mie mete, per i miei valori. Perché se ho più soldi posso fare più video, posso mettere più pubblicità per diffondere ancora di più i video a più persone. E questo ritorna nei miei valori, che è quello di aiutare gli altri, della crescita, di aiutarli a impattare meglio sul mondo, eccetera, eccetera. E quindi, secondo me, una buona gestione del tempo è una buona gestione della vita. Ma tu non puoi gestire bene la tua vita se non hai ben chiaro ciò che per te vale, quelli che sono i tuoi valori. E quindi il primo suggerimento di time management che io do è cerca di conoscere quelli che sono veramente i tuoi valori e poi di ovvero ciò per cui, secondo te, la vita vale la pena di essere vissuta. E poi cerca un pezzo alla volta di spendere più tempo possibile intorno a progetti coerenti con i tuoi valori. Grande, grande, bellissimo. Ultime due domande. Ti va se ti faccio le ultime due domande? Pronti? È una mezz'oretta che chiacchieriamo. Ascolta, il libro che vorresti regalare, se potessi, a tutto il mondo. Qual è il libro più importante per te che ti ha cambiato la vita e che regaleresti? Guarda, io devo essere un po'... allora, te ne dico due. Vai. Uno mio e uno non mio. Mettiamolo. Grande. Allora, quello non mio è il libro che a me ha fatto fare il clac più importante. È una favola per bambini, ma in realtà è una favola anche per adulti, che è Chi ha spostato il mio formaggio. Perché per me è importante? Si legge rapidamente. L'ho letto in un momento della mia vita in cui non avevo una particolare passione per la crescita personale o per i libri. E leggere in maniera così semplice una storia così ricca di contenuti a me ha svoltato, perché e poi lì è proprio lì anche un po' che mi ha dato l'idea che io devo lamentarmi un po' meno degli altri e lavorare un po' più, su di te. Chi ha spostato il mio formaggio? Yes. È bello, si legge veramente in una mezz'ora, ma è game changing. Questo lo regalerei a tutto il mondo. A tutto il mondo. Poi ti devo dire che io, cioè, L'era del cuore è il libro per me più importante, per me scriverlo è stata un'esperienza pazzesca e non c'è giorno in cui le persone non ricevano almeno qualche messaggio di diverse persone che mi dicono grazie a questo libro ho preso una decisione importante che ha cambiato la mia vita. E questo per me, cioè se io potessi, cioè poi vedi, Psicologia Strappo venderà di più dell'Era del Cuore, perché è una roba un po' più che sta in superficie. Certo, certo. E Psicologia Strappo è un libro per non lettori, e quindi sì, vai a intercettare tagli. No? Strappi, no?
E va bene, è una parte, che io sono contento, è una parte per me importante perché è così che io vado verso i non addetti ai lavori, vado certo. verso chi è estraneo alla psicologia e poi lì no. Però L'era del cuore per me è un libro molto bello e che veramente è in grado di aiutare tanto le persone. Questo lo dicono banalmente le recensioni su certo. Amazon, che non, cioè, trovi solo recensioni a 5 stelle con dei commenti pazzeschi di gente, cioè se uno se va a leggere è un terremoto emotivo. Grande, grande Luca. Ultimissima domanda e poi ci salutiamo. L'investimento migliore in termini di soldi, tempo o qualsiasi altra cosa che tu abbia fatto nella tua vita? Beh, sicuramente i miei figli. Cioè, loro sono pazzeschi perché allora, da una parte ti esauriscono, questo è il gioco della vita, dall'altra però ti danno un sacco di energie, ti danno motivi, ti danno proprio la motivazione per, no? Ti fanno vedere dopo. E poi, guarda, ti tengono anche molto giovane. Adesso io, e si vede, cioè, si vede. Ma al di là di tutto, ma anche mentalmente, perché cioè, io passo il sabato a fare cioè, le divisioni in colonna. Mamma mia! Oppure sto ripassando l'analisi logica e grammaticale. Cioè, tutte le cose che non capivo all'elementare. Adesso io, tornano, capito? Adesso tornano. E quindi no, però al di là di tutto veramente loro sono quelli che danno l'energia, la benzina e anche la direzione di vita, cioè il motivo per me, in fin dei conti, cioè, ho tanti motivi per carità, ma quello è, cioè quando diventi genitore ti cambia tutto perché capisci che cioè, prima di essere genitore hai la possibilità di scegliere se mettere te al primo posto oppure no. Dopo tu lo sai che devi sempre prima pensare a qualcun altro, no? Che sono loro. E poi pensi anche a te. Che non vuol dire trascurare te stesso perché sennò poi non regge il gioco, chiaramente. Però sicuramente la cosa... Che guarda, che tra l'altro è anche la cosa che mi spaventava di più fare. Mm-hmm. E questo è un altro messaggio importante, no? Che i miei entusiasmi di oggi sono le mie paure di ieri. Tutto ciò che oggi ci entusiasma a qualche livello in passato ci spaventava. E questo vuol dire che le mie paure di oggi, se ben affrontate, potranno trasformarsi in tanto valore ed entusiasmo per il grande futuro. E c'è qualcosa che vorresti dire e che ancora non ti ho chiesto? Allora, sì, perché tu prima mi hai chiesto qual è stato l'insegnamento di mio padre, io per par condicio ti devo dire qual è stato l'insegnamento di mamma. No, poi quando la mamma vede l'intervista... È finita proprio. e quindi, vedi... Bisogna fare attenzione anche al... No, certo, storie. Certo. Sì. Ma perché io di solito ho dei parenti che estraggo a sorte, o il padre, o il nonno, la nonna, la zia, così. E stavolta ti è toccato il padre, capito? Forse anche... Sai che forse anche a Borzacchiello è toccato il padre, mi sa, come domanda. Esatto, quindi poi se la mamma l'ascolta e magari c'è conflittualità tra i genitori... È finita. Io sono figlio di genitori separati. Guarda, ecco. È il limone che... No, allora guarda, Luca, per concludere, l'insegnamento sì. che ti ha dato tua madre, dimmi un po'. Bella domanda questa, sai caro. Allora, probabilmente, vabbè, allora, i miei genitori mi hanno insegnato tantissime cose, mi hanno trasmesso dei valori importanti. Il valore che più mi ha trasmesso probabilmente mia mamma è quello dell'aiuto. Cioè, mia mamma è una persona che si fa in quattro per mille persone e io no, perché lei secondo me è fin troppo da un certo punto di vista. Io no, però ho preso quella radice del cercare di aiutare gli altri a vivere meglio e la faccio comunque di questo una mia ragione di vita, cercando comunque anche di, insomma, di preservare, no, la mia solidità, eccetera. Cioè, io ho un egoismo sano che difendo molto. Mia mamma probabilmente era molto più sul versante altruismo a tutti i costi. Ecco, però di questo estremo, di questa bellissima caratteristica, che forse lei ogni tanto ha portato anche un po' all'estremo, a me è rimasto molto dentro questo faro, che poi io, i miei valori fondanti, i miei valori guida sono la famiglia, la crescita, mettermi a servizio degli altri e quindi aiutare gli altri, no? E quindi questi tre sicuramente sono nel mio Olimpo, e aiutare gli altri l'ho sicuramente preso da lei.
Grazie Luca, grazie mille per essere stato con me e con tutti noi. Ricordo il super libro, ok, da acquistare e regalare a chiunque. E niente, io stopperei qui la registrazione. Ottimo. Vuoi salutare? Salutiamo. Grazie, a presto, ciao ciao. Ciao.